sapere se sa di blon. No, 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 solo chi c'ha fede se sa di blon. Solo chi c'ha fede. Oh, yeah. Ed eccoci ancora insieme in studio per questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, in questa seconda edizione. Nuovi grandi ospiti quest'oggi, avete visto anche la scorsa settimana che belle chicche abbiamo portato nelle vostre case. Il lato umano dello sport è quello che desideriamo comunicare a voi telespettatori a casa. E abbiamo cominciato alla grande energicamente con il nostro Giorgio, Fast Food Freestyler, la nostra super band, Mimì Sarà Band, con la nostra splendida Nicole. E adesso vado a presentarvi il primo ospite di quest'oggi. Lui è stato un capitano di una squadra importante, ha indossato la maglia nazionale ed è soprattutto uno che non molla mai, una persona integra. Volete sapere chi è? Guardiamolo dalla clip selfie. Eccomi qua. Ciao Federica, grazie dell'invito. Per te lo sai che sono Valerio Bertotto, per gli altri magari no, quindi ci vediamo in studio. Grazie di nuovo e buona trasmissione a tutti. Signore e signori, è con noi Valerio Bertotto! Ciao Valerio, benvenuto! Valerio, benvenuto! Abbiamo detto di te una cosa che tengo particolarmente a dire, che sei veramente una persona integra, un uomo che ha sempre creduto in quello che ha fatto e ha contato principalmente su se stesso. Ma poi avremo modo di spiegarlo. Se tu dovessi definirti... Un testardo che voleva inseguire un sogno da bambino, il sogno un po' di tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio, che iniziano a tirare quattro calci al pallone con gli amici nel cortile, e che però poi volevano concretizzare con qualcosa di più grande che non fosse un cortile, e con la passione, col sudore, con le lacrime, con le ginocchia sbucciate, con tutti i fastidi del caso, è riuscito ad ottenere, credo, dei grandi risultati. Abbiamo tante cose da raccontare di Valerio Bertotto e lo facciamo subito con C'è Fede e Fede. Iniziamo subito, Valerio, a parlare della fede in se stessi. L'ho accennato nella tua introduzione. Tu hai contato sempre su te stesso. Non sei uno che non deve dire grazie a nessuno per quello che ha fatto. E forse questo però delle volte è stato anche qualcosa che ti ha penalizzato. In Italia si dice spesso che uno fa la trafila perché riesce a raggiungere o ad avere delle conoscenze, no? Io di conoscenze non ce n'avevo nessuna. E solo con l'impegno, con la dedizione e con il desiderio di diventare qualcuno nel calcio ci sono riuscito. Per me è un vanto, perché non devo stringere mani se non quelle che voglio io, perché non devo chiedere grazie, dire grazie a nessuno, perché nessuno mi ha fatto dei favoritismi tali per cui io mi potessi organizzare un futuro. E quindi basta, va bene così. Io la mia carriera prima e la mia carriera attuale la voglio, l'ho impostata e la voglio continuare a impostare così. Nella tua carriera ci sono stati dei momenti di incertezza che ti hanno fatto forse sentire meno apprezzato del dovuto? Ho avuto tantissime possibilità di riuscire ad arrivare magari in qualche squadra più blasonata dell'Udinese, proprio in termini proprio di pubblico, di palcoscenico. Ho avuto un paio di situazioni che forse dire grandi è dire poco, e parlo una volta del Milan, una volta della Juve, che sembrava praticamente fatta nel momento forse top della mia carriera, e per mille motivi sono saltate, però poi alla fine uno deve proseguire sulla sua strada, deve continuare a trovare gli stimoli dentro di sé per far vedere il proprio valore. Se questo mio percorso doveva inserirsi nel mio cammino prevalente con l'Udinese, ben venga, perché poi, ripeto, essere riconosciuto come una bandiera, un capitano che ha portato una società
piccola, di una provincia piccola in Champions League, ritengo che questo valga forse più di mille altre situazioni. La fede nella famiglia. Tu hai due figli a cui tieni particolarmente, come ogni padre d'altronde, e come gestisci la vita familiare con la vita professionale? Allora, mio figlio mi rimprovera sempre di non averlo fatto prima della ragazza, perché purtroppo mi ha vissuto poco o niente nella parte sportiva, lui che ha la stessa malattia del padre. Mia figlia non gliene frega assolutamente niente del calcio, va bene così, lei invece mi ha vissuto un po' di più. All'inizio con lei è stata dura perché soffriva tanto la distanza con la mia poca presenza, appunto, da papà, e anche adesso che magari la mia vita professionale mi porta magari in giro un po' per l'Italia, a stare un po' lontano da loro, però loro sanno che questa è la mia vita, la mia passione, lo faccio sì per la mia soddisfazione, perché ritengo che questo debba essere un leitmotiv di tutti nella vita, ma soprattutto per loro, perché poi quello che desidero io da papà è vedere loro un domani realizzati che si possano realizzare nei loro sogni, e allora devo assolutamente fare di tutto perché ciò avvenga. E così sarà. Speriamo. Scopriamo qualcosa in più di Valerio Bertotto attraverso le immagini che hanno un po' caratterizzato la tua vita, così le raccontiamo insieme, sì, a te, attraverso foto ricordo. Prima foto. Tu giocasti nonostante la fasciatura, io questo lo ricordo perché sono udinese e lo ricordo estremamente bene. Sì, questo è il preliminare di Champions League, il ritorno in casa appunto contro lo Sport di Lisbona. 5 giorni prima giocammo a Lisbona appunto contro una squadra decisamente più blasonata di noi, e vincemmo 1-0 a forse 5 minuti alla fine. Andai a respingere una palla di testa al limite dell'area e oltre la palla ho trovato anche la testa di un avversario, di João Pinto, e io mi sono preso proprio il sopracciglio qua e lui invece l'ho preso nella parte più dura della testa, lui 7 punti, io 40, e non proprio una robina semplice. Non una passeggiata. Ciò non c'è stato verso di lasciarti fuori dal campo, tu hai voluto rientrare e riaccompagnare la tua squadra come capitano, sì, fino alla fine della partita. Non c'è stato verso perdere il ritorno, assolutamente, perché era una cosa che mi sono costruito negli anni, quindi disse al dottore: datemi cosa volete, ma io la partita del ritorno la voglio giocare. Con 40 punti? Con 40 punti. Si può fare, sono messaggi importanti questi, yes, si può fare, la testa è importante, la cosa più potente che abbiamo. Seconda immagine. L'Udinese va in Champions per la prima volta. Qua eravamo al vecchio Stadio Friuli, questa era l'ultima partita in casa contro il Milan, tra l'altro. Quanti tifosi, che meraviglia. Sì, la curva nord è stracolma, e insomma avevo fatto le magliette in previsione di una conclusione degna di una cavalcata importante. È stata veramente un'apoteosi vedere, insomma, coronato un altro sogno e soprattutto anche aver regalato alla città un qualcosa di incredibile. E tu sei parte ormai della famiglia della città, lo possiamo dire? Sì, ormai sono. Sei proprio di famiglia. Friulano adottato. Friulano, dai, adottato. Prossima foto. Ed eccoli. Come si chiamano i tuoi figli? Si chiamano Riccardo e Alessia. Che salutiamo, ovviamente. Grazie, grazie mille. Alessia ha 19 anni, quest'anno ci avrà la maturità classica, è molto brava, è avviata un percorso, credo, di giurisprudenza, è un avvocato dentro, è una rompiscatole di natura, quindi credo, ci piace per questo già. Ci piace, perché a volte esagera, però meglio così in una ragazza, soprattutto ci vuole carattere, meglio così. Carattere nella vita, probabilmente otterrà grandi risultati.
Riccardo ha 15 anni, fa la seconda superiore, gioca a calcio, è un bravo ragazzo anche lui, quindi sono molto orgoglioso di loro. Vediamo cosa ci racconta la prossima foto. Questa è recentissima, di un mese. Sei in un'altra veste in questa foto. Sono rispetto un'altra a quelle veste, viste un'altra finora. Veste. Sono una veste attuale di quella che è la mia prosecuzione del sogno di bambino. Quindi ho fatto il calciatore, adesso faccio l'allenatore. E quest'anno ho iniziato a Viterbo e questa appunto è una foto che mi ritrae allo stadio di Viterbo. Ho costruito assieme al mio direttore Luci, credo, una squadra ottima per fare un gran campionato, selezionando dei calciatori, prima di tutto uomini e poi dopo calciatori veri. Hai meritato assolutamente un ruolo che doveva proseguire nel tempo. Sì, mi dispiace per quello che avevamo creato e per come stavamo andando. Sei un grande allenatore, una grande persona e ti vedremo secondo me in futuro in situazioni che ti piaceranno, in cui potrai goderti la tua integrità e la tua pulizia. Intanto prendo il tuo augurio e me lo metto in tasca, che mi fa enormemente piacere. Spero di arrivare in alto perché credo di averne i mezzi. Esiste il karma, Valerio, vedrai che ritorneranno grandi soddisfazioni. Grazie, speriamo. Vogliamo emozionarti un po' attraverso i brani che hanno caratterizzato la tua vita o almeno degli avvenimenti particolari. E lo facciamo con My Music. Abbiamo la Mimì Sara Band, che è l'associazione Minuetto, e questa associazione che raccoglie artisti di tutti i tipi e li prepara senza però cambiare la loro personalità, quindi questa è una cosa che so a cui tu tieni particolarmente e te l'ha voluta raccontare. Bisogna valorizzare la personalità. Esatto. Allora ascoltiamo il primo brano. Grazie Nicole. Quando tocca a te, in Liga? C'è chi corre e chi fa correre. Quando tocca a te ti devi muovere. In che momento ascolti questo brano? Cosa ti ricorda? Beh, è un po' il leitmotiv della mia vita. Cioè ci sono delle parole che rientrano anche nel campo sportivo e calcistico, no? Quindi l'ho fatta mia perché mi piaceva, poi Ligabue mi piace tantissimo e dice proprio che, insomma, che quando è ora devi giocartela e ci vuole impegno, ci vuole fatica, se no i risultati non ti arrivano. Secondo brano. Bravi ragazzi, bravi. Splendidi. ACDC. Mi piace molto la musica rock, è coinvolgente, trascinante, emozionante, è cattiva, è dura, però allo stesso tempo ti dà quell'energia, quella grinta, quella passione per affrontare
un viaggio in macchina per affrontare una partita, per affrontare il viaggio dal pullman allo stadio, insomma tutte, ti carica e spesso parecchie di queste canzoni qua, tra cui questa, le raccolgo sempre in una clip, in una mini compilation. Gliela do alla mia responsabile della comunicazione nelle varie squadre, che la metta all'uscita del riscaldamento della mia squadra, perché i ragazzi hanno bisogno anche di essere trascinati. Quindi i tuoi ragazzi escono con questo brano, fantastico. Questo è assieme ad altri sicuramente. Terapia musicale in cui noi, come vedi, crediamo ampiamente. Assolutamente, musica tutta la vita, a tutto volume. Ultimo brano per Valerio. Bon Jovi, Blaze of Glory, sì. Tra l'altro uno dei miei cantanti preferiti, grazie, sì, per aver scelto questo brano. Mi fa piacere. E anche il mio rientra in quella schiera di cantanti rock, no, di cui si parlava prima. E mi ricorda questa canzone assieme ad altre, insomma, il percorso da ragazzino che andava in giro con i treni, con i borsoni, no? In giro per l'Italia per allenarsi, per giocare. Belle emozioni. Stavo pensando che mi piacerebbe imparare a suonare la chitarra come loro. No, nel senso che te li voglio presentare. Nicola, hai sentito che voce meravigliosa? E poi abbiamo il nostro Alessio al basso, Matteo alla chitarra, Raffaella alla batteria. Alle tastiere. Bravi ragazzi. Valerio, continuo a metterti alla prova quest'oggi tra un'emozione ed un'altra. Ti proporrò delle immagini e dovrai scegliere, una persona decisa come te, sono curiosa di sapere che cosa risponderà, tra testa o cuore. Brico, per il nostro partner, mette insieme testa e cuore per far tutto, e noi vorremmo farlo effettivamente in tutte le cose, ma delle volte siamo costretti ad una scelta. Vediamo come se la cava Valerio. Testa o cuore? Prima immagine, Valerio e la nazionale. Testa o cuore prima di tutto? È una di quelle parentesi per me bellissime, che sarebbe andata avanti per, credo, tanto tempo, che però mi ha interrotto uno degli altri sogni, nonostante avessi raggiunto l'obiettivo. Però l'ulteriore sogno era andare ai mondiali. Purtroppo mi sono rotto il crociato 5 mesi prima, e quindi la sfortuna ha voluto che io non ci andassi. Per cui direi cuore, ma con una coltellata dentro. È un po' Sassolino che ho nella scarpa, che però non potrò mai più togliermi, ma è stato comunque un ulteriore suggello alla mia carriera, sì. Prossima immagine. E questo è un Valerio Bertotto giovane, con la maglia dell'Alessandria, la squadra da cui tu sei partito. Eh sì, proprio questo è proprio gli esordi. Te lo chiedo, testa o cuore? No, testa tutta la vita. Ah, testa, avrei detto cuore. No, testa tutta la vita, perché ci sono arrivato con la testa, non col cuore. Spiegaci. Ci sono arrivato con la testa perché ero troppo motivato, avevo voglia di emergere. Il cuore serve con la passione, no? con quello che è necessario per raggiungere un obiettivo, però senza testa non,
non vai da nessuna parte. Scopriamo quella che è la tua ultima scelta per testa e cuore. Foto. Valerio Bertotto, il capitano. Testa o cuore? Cuore. Cuore, perché qua ho snocciolato un po' tutto il mio percorso. Cosa possiamo leggere all'interno di questo libro? Cosa puoi leggere? Puoi leggere la mia vita, il mio percorso, i miei inizi, i miei sogni, la concretizzazione dei miei sogni. È un ricordo che ho fatto e che credo possa piacere a quelli che, come me, amano le storie del calcio e a 360 gradi. Che rapporto hai con il fai da te? Uno schifo. Beh, allora scopriamo un po' cosa c'è tra il dire e il fare. Cosa c'è tra il dire e il fare? Fatica. Ma con Black & Decker la fatica non si fa. Vieni con me, Valerio. Ed eccoci, Valerio, pronti per battere i tuoi predecessori nella nostra gara fai da te. Guarda, il primo è Molfetta, Carlo, che ha avvitato 11 viti. Subito dopo Danilo Callegari e Simone Buti. Guarda che i tuoi colleghi Tacconi hanno fatto un punto, Beccalossi 0, Cosmi 3, Moggi 5. Ce la farai? Vediamo. Innanzitutto noi ti attrezziamo. Guanti, perché la sicurezza prima di tutto, e poi occhiali. Nel mentre io ti spiego, dovrai fare più buchi possibili su questa tavola con il trapano alla tua destra Black & Decker e poi con l'avvitatore avvitare queste belle viti nel maggior numero possibile in 60 secondi. Quindi adesso diamo il via al tempo, pronto, concentrato, scegli il tuo sistema e vai! 3, 2, 1, via! Forza! Vai Vale, vai Vale, vai Vale! Dacci dentro, vai, vai! Vediamo se riusciamo a battere qualcuno dei tuoi colleghi, forza! Vai! Vai, Vale, vai, vai, vai! Beh, precisione e potenza, ragazzi! Ok, allora vediamo il tempo. Perfetto, siamo a 22 secondi, 23 secondi, 24. Non sei nemmeno a metà tempo, forza, forza! Allora, lui intanto con sicurezza ha fatto dei buchi e avvita le prime viti. Potrebbe essere un sistema che funziona. Ok, siamo a quasi 40 secondi, Vale. Vai, 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 hai ancora 20 secondi. Niente male, niente male. Io direi che ci sai fare però col fai da te, eh. Forza, forza, guardate com'è preciso. Avanti, ultimi secondi, Vale, ultimi, ultimi, ultimi. No, aspetta. 5, 4, 3, 2, 1. Grande Valerio! Allora, vediamo un po'. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ragazzi! Un altro pari merito al secondo posto con Callegari e Simone Buti! Allora, Bertotto! Mamma mia. Ecco qua, 9 anche per te. Dicevi di non saperci fare col fai da te, invece guarda un po'. Più fatica a fare questo che hai visto? Una partita. Vabbè. Bene. Dai, non male, dai. Andiamo a salutarci. Meno danni del solito. Valerio, è stato un grande piacere averti con noi. La cosa che mi ha maggiormente colpito è la tua semplicità, la tua integrità, il tuo credere veramente nelle cose, ma senza tanti fronzoli, senza tante appendici. Sei una persona genuina, sei una persona che crede veramente, sei una persona che andrà sicuramente avanti per la sua strada e non mollerà mai, e questo c'è molto chiaro. E vorrei che tu lanciassi un messaggio riguardo a questo a chi intraprende o vuole intraprendere la tua carriera. Messaggio, diciamo che avendo la fortuna di lavorare spesso con i ragazzi, con i giovani, poi sono padre anch'io con i miei figli, quello che dico sempre è che inseguite i vostri sogni, ma fatelo con grande voglia di raggiungere l'obiettivo, perché altrimenti perdete magari la possibilità di fare qualcosa che in quel momento vi può aprire le porte per il paradiso. Quindi questo è l'unica cosa che posso dire, poi
incrociate le dita. Io veramente mi auguro di vedere te come allenatore di una grande squadra e veramente in breve tempo, perché abbiamo bisogno di gente come te in Italia che alleni l'umano, non soltanto lo sportivo. Grazie per essere stato con noi. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Salutami Udine, mi raccomando. Con piacere. Poi arriverò anch'io. Grazie. Grazie, grazie a Valerio Bertotto. Accomodati pure. Grazie. Bene ragazzi, Valerio Bertotto avete sentito, genuinità, semplicità, ma una grande grinta e una grande forza. E adesso ci accingiamo a conoscere quello che sarà il secondo ospite della nostra puntata. È una donna con degli occhi di ghiaccio. E ragazzi, non fatela mai arrabbiare. Scopriremo tra pochissimo di chi vi sto parlando. Giorgio, She Said Blonde, Mini Sara Band, e ci vediamo subito dopo la pubblicità!